Si chiama Amanda Tranfield, è una ragazza, o meglio una madre di famiglia molto giovane dell'Australia che, dopo aver deciso di abbandonare la famiglia, però è stata respinta da un uomo che pensava di essere la sua anima gemella. Addirittura è uscito un libro che la stessa donna ha deciso di scrivere, che si intitola Quando un'anima gemella dice di no. La donna avrebbe avuto un colpo di fulmine, aveva una crisi alle spalle, sembrava di aver trovato l'uomo della sua vita. Ha compiuto la scelta di lasciare il figlio e i mariti, scusatemi, il marito e i figli, ma dopo il primo appuntamento pensate che l'uomo l'ha letteralmente rifiutata, le ha dato il cosiddetto due di picche, anche a volte un uomo può rifiutare una donna. E così ecco che c'è stato questo incontro galeotto, ma il rifiuto poi è arrivato all'improvviso, eppure sembrava che nel mondo virtuale tra i due potesse nascere un'amicizia, o meglio un amore intenso, un amore completo. Né di amicizia né di amore si è trattato, infatti la donna è stata respinta dall'uomo. Incredibile ma vero. Da Leandro, narratore italiano, è tutto. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti, una buona serata.